We are on the road. This one has a hello guys. Huge piss. Drinking Coca-Cola. That's why they are dumb, fortunately. They wear the muzzle now. Benvenuti nel mondo che strabilierà le situazioni non dette dall'avventura amore della. Recitiamo 12 volte. Nel futuro noi avremo macchine, la coscienza starà sparita. Siamo venuti qua. Abbiamo i teschi! Vogliamo i loro occhi! Me in the last walk. There was a church there, as you can see. Gli altri video, vabbè. Ma c'ho 19 minuti però. Va bene, partiamo con la nostra cucina, con passante chiaramente che osservante. La nostra possibilità di cucinare velocemente. Si apre il corpellino, si accende, si abbassa questo tegame in questo stato qua. Si accende, questo è già incrostato con polenta che ti dà quell'effetto ottico nevralgico. Si butta, poi carne. No, forse non avete capito, il tegame era già così, lui ha tirato fuori così, in quello stato lì. Che ti dà questo effetto crepatura di vergine. Esatto. Nomade. Così mischia la cena precedente. Cioè, per cena precedente vai a liposuzionare questa carne avariata. Poi questa finta carne. Questa piccante, 1,70€ da un trivaccinato penitente, perché mi sono fatto servire soltanto senza maschera e lui, siccome non ma c'ha soldi, cosa sarebbe quel coso liquido? Piccante, il piccantame del piccantismo. Poi dito vai a premere in mancanza di così. Ah, ma io sento già dei profumi. T'ho detto. Quindi tu, perché con questo è quello che viene dal dito di dal video di prima che abbiamo donato le escrementi a radici. Esatto. E adesso andiamo così, anche perché strada facendo così, doppio lavoro, ti scaldi anche così. E stuzzi. Bravo. Ogni cosa deve avere due funzioni. Vedi queste. Già puoi cominciare a mangiare. Cioè. C'hanno una settimana, quindi sai come così l'appetito. Vai così. Fa una cosa del premi genere. All'indiana, ecco. No? Dici vai in India, sai lì ho visto cose, usanze. E io te le faccio a Spoleto. Siamo a Perugia, te le faccio nel grado di Trasimeno. Vado a mescolare. Il drago di Trasimeno. Piccante, guarda, se tu potessi assaggiare questa cosa. Se voi poteste sentire i profumi, ecco, soprattutto. Chiudi. Fai così, lo zaino è protetto, metti sul cuscino così ti dà anche doppio. Questo se lo metto, pulisco. E stanotte mi dà il gel, pronto, perdonami, un gel piccante. Per fortuna che c'è l'acqua laggiù, se no. Se sei una donna, poi mi va a leccare i capelli, sente anche un particolare gusto. Poi fai così. Il piatto che era già pulito, ovviamente. Il piatto conserva tutte le cornie di pesce sgombro. Ci sono sapori di un mese di mangiate. Tu, è perché bisogna la ricchezza è stratificata. Non so lavare mai. La ricchezza è stratificata. Guarda che bel fumo. Ecco, questo è dedicato a tutti quelli che chiedono di camperizzare il proprio camper. Io con le loro camperizzazioni mi ci pulisco il culo. E si mangia come gli africani con le mani. Come? What the fuck, bro? Vai. Qui vediamo Amerigo che sotto pressione mia lava per la prima volta il piatto in vita sua. Questo piatto non aveva mai visto l'acqua in vita sua. Questo piatto ha fatto tante marachelle e si meritava la punizione. Sta passando un gatto? Towards Marshall. Amici.
Aspetta un secondo. Esatto, ecco. Qui il nostro, la nostra guida ci sta chiaramente facendo vedere il senso di tutto ciò, di questa arte. Ecco, ci dice il quadrato, ci dice eccetera eccetera. Sì, l'audio può sembrare che io ho tolto l'audio di Amerigo e messo il mio, quindi ho voluto, siccome Amerigo è un cazzone, ho detto io levo l'audio suo, metto il mio, così proprio ci evitiamo le sue pippe proprio. In casa di Alice. Posso andare? Kumba, però qui è tutto buio, Kumba. La pizza con il reddito di cittadinanza, perché io reddito e cittadino. Ta-tan! These are the revolutionary people of 2022. Already bought by the Matrix. One lives thanks to his mother, and the other one thanks to the Matrix. But at least he's spitting on the on this mother. Tre mesi! No, che poi non possiamo fare più il viaggio, porca. Io voglio arrivare da Genoveffa. Genoveffa, Aspen. Detta anche Genova e detta anche Alice. F. Andrò a... Here's Amerigo raping the Matrix. Can I help Matrix? No. I thought he was, she was holding something, a baby or something. Amerigo, this has an explanation. He thinks that by touching things, he can get some energy from... Suga! Fuck humans. Let's think about Mother Natura. Può sembrare che c'ha solo una coperta, ma sta dentro al piumitotto, al sacco a piume, più che a sacco a pelo, come la chiamano. Sacco a piume. Qui abbiamo un materasso. Materasso gonfiabile, che lui gonfia ovviamente, come ci ha detto, con una scoreggia. In tre scoregge, perché lui ce l'ha sempre pronta. Quando si sfiata alla fine. Pss. Di capire tutto ciò che è stato detto in questo video, nessuna parola è andata nel vostro inconscio. Ecco, la gente non capisce che questi sono i prodotti da comprare di questi tempi. Esattamente. E poi questo oggettino qua. Lei ce l'ha il porto d'armi? Original Condor, eh? Guarda chi c'è come sottosfondo. No, this is not me, guys. Okay? No, bro, it's filthy down there. No problem, there, I can lick it. But if you put it like that, okay. That's it.
attenzione, Merigo si è fermato in mezzo alla strada perché vado lì per incontrare Alvaro che sta lì, però non sono riuscito a trovarlo perché trovo la sua sorella covidiota, purtroppo mi dispiace perché loro poi mi hanno detto che loro vedono anche i miei video, mi dispiace veramente, però non potevo combattere con la moglie che si era fatta già tre non si può dire su YouTube. E gli ho detto, però Alvaro mi sembrava uno che insomma non se lo voleva fare, invece anche Alvaro poi mi ha detto ha fatto le tre, cioè non una, non due, ma tre, perché lui c'ha problemi quindi lo doveva fare. E lei mi ha cominciato a fare tutti i discorsi del tipo, ma sono i Salvini che ci hanno baciato, cioè non so se sto cercando di parlare in modo critico, sono i Salvini che ci hanno baciato, sono i V che ci hanno salvato, no? E quindi dobbiamo, in Africa magari non ce l'hanno questa bella possibilità di fare queste cose. Tanto qui c'è l'Americo che mi sta sentendo questa roba qua. E aspetta, poi a un certo punto mi ha detto, qui dobbiamo, qual è l'opposto di festeggiare, tipo ricordare questo vecchio che è morto un mese fa, questo vecchio aveva 77 anni e io ho chiesto, perché ero curioso, come è morto? Mi aspettavo qualcosa ed è uscito fuori come era morto. Vedete, lui stava guidando il trattore e gli è venuto un malore. Un malore, ovviamente anche lui era un 3 dose, diciamo, come minimo, da vecchio, e gli è venuto un malore. E mentre guidava il trattore, il malore. E quindi, cioè, praticamente più stavo là, più sentivo sta roba, e più sentivo la sorella sua che mi diceva queste cose, no? Scusa se ti punto al telecamera così. Ma niente, questo è il mondo, porca troia, adesso è veramente terribile. Anche le persone che tu pensi sarei felice di andare a salutare per dire, te li trovi così. Anche se Alvaro sapevo che poteva accedere, anche se mi aveva sentito che forse allora, chiudo qua. Alvaro, guarda, praticamente se io stavo là, può essere che lui tornava, può essere che stavo con le pecore, che cazzo ne so, e la moglie mi ha detto, ma guarda, stavo qua, l'abbiamo visto qua sotto, però è andato a bussare nella porta, non lo potevo registrare, e non l'ha visto. E poi ho detto, che cazzo, cioè a me mi avrebbe fatto male tipo andare a salutare lui in quelle condizioni, però io lo vedo morto lui adesso, per dire. No, dai. Sì, no, però mi voglio ricordarlo com'era... come l'ho lasciato, diciamo, prima che gli mettessero in testa, poraccio, mamma mia. Allora, questo è un prodotto buono, fresco, l'ho appena colto, quindi per lei, visto che è lei e non lui, cuinare. Guarda, puoi scegliere anche tu, cliente, prego. Quindi... Ma la maschera, proprio questa cosa è brutta, è quasi brutta. Tutte cose bianche, lei è un bellissimo uomo e lei è una bellissima donna, ma questa cosa che avete, questo doppio mento, è brutta alla vista. Noise Hills Whiskey and Pix. What? Freddo, freddo, freddissimo. Qui abbiamo una tecnologia aliena che ci dice che a rete regionale di monitoraggio ambientale. Questo è il logo della regione Umbria, il numero è il 3, e questa è la trasmissione dati da remoto a locale. Qui ci sono le gomme e qui c'è Amerigo che sta pensando, guardando l'infinito, quell'oca che si è tuffato proprio nell'acqua gelida in questo momento. È veramente, questo lago si sta dimostrando. E come dicevo anche ad Amerigo, questo lago, la particolarità è che è veramente poco profondo. Non mi ricordo quanto, però a me da qui mi sembrava profondissimo, porca tre. Però ci fidiamo di Wikipedia. Scemo, tutti ghiacciati così, uno dietro l'altro, che non si riuscivano a staccare. Yes, Dumber Dumber is going very well. We are very, very near to Aspen. Okay?
stiamo andando a trovare Consuelo. Io and my very healthy and normal friend. Ciao. Ah, Merico, non lo sa che lo sto registrando! Americo, è diventato. Ho fatto anch'io la seconda dose. Così è che ci si infiltra. Consuelo è stata veramente molto, molto coraggiosa. È paziente con questi due esseri completamente di un altro pianeta, due alieni. E... è stato un piacere. Abbiamo mangiato arance calabresi. Allora, a differenza degli YouTuber... Aspetta, partiamo così e si allontana. Oggigiorno è il mondo che ha corso troppo. Troppo. Ha corso troppo e bisognerebbe un pochino tornare indietro. È vero, signora, pure lei la pensa così, eh? Anche lei, signora, a nostri tempi, guardi, no, anch'io lei è molto... indietro, anche lei... tornerai indietro. Lei è molto più giovane di me, poi sai, io ero contadina, sicché era una brutta vita. No, beh, i contadini adesso, ai tempi della guerra... Ma signora, io... stavano bene. Io ho fatto... quelli sì, delle città, perché avevano io tutto vengo da Milano. Da mangiare. Lasciamo perdere. Però si stava non molto, non c'era niente molto da mangiare, meglio. Voi invece contadini, con i vostri più sai, o meno, noi, chi, signora, le bestie, chi, quando c'avevo i conigli, quando ecco, il pollo, quando c'era i vitelli. Noi non avevamo neanche il pane. Ecco, quello sì. Questo me lo Ma ricordo. Signora, mia mamma partiva, io ero sotto il Canada Siena, partiva a piedi con una cesta di patate, perché con quattro figli, in testa, e andava a conosceva delle persone perché venivano in campagna. Da. Guardiamo quei ci facevano giurare. Quei pochi che si sposano il giorno d'oggi, quanto tempo stanno insieme? Niente. Porto Venere. Imagine guys playing soccer in this kind of what the fuck can you call this? Environment after one hour in this garden. Yes, and if we can cross beyond this one, we can find the edge of the world.